Reati predatori in aumento a Vicenza, il prefetto, ci saranno operazioni di sicurezza ad alto impatto in orari notturni. Furti in abitazione, dall'uso dei social a rete con i vicini, ecco i consigli antiladri della questura. Reddito di cittadinanza, la Guardia di Finanza ha denunciato 48 persone. Il cellulare non funziona, va in escandescenza e l'ufficio postale denunciato dalla polizia. Cavalcavia di Via Aldo Moro, incidente frontale all'alba tra due auto, due feriti. L'omicidio di Giulia Cecchettini, il consigliere Maltauro, bisogna creare un albo di volontari contro la violenza sulle donne. TVG Vicenza, buonasera e ben ritrovati. L'avete sentito in primo piano, la sicurezza in città. Si è riunito oggi pomeriggio il comitato per l'ordine, appunto la sicurezza, presieduto dal prefetto Salvatore Caccamo. Sentiamo le novità. Reati predatori in aumento a Vicenza, impennata di furti in abitazione, correlata al mese critico delle festività natalizie, che porterà a controlli straordinari sul territorio, servizi ad alto impatto anche notturni, predisposti oggi in sede di Comitato Ordine e Sicurezza, come fatto nei mesi scorsi su Campo Marzo. Ho auspicato che vengano anche prolungati nelle fasce orarie serali e notturne. Sappiamo bene che sono queste le fasce orarie più critiche, e quindi servizi ad alto impatto li faremo con servizi coordinati di tutte le forze di polizia, e in modo particolare, questa è la novità, ecco, li estendiamo sì oltre la mezzanotte. Obiettivo: andare ad incidere nei quartieri in cui, secondo un monitoraggio geolocalizzato delle forze di polizia, è stata rilevata maggiore criticità. Da Corso Santi Felice Fortunato a Parco Cattaneo a Mercato Nuovo. Tra i temi sul tavolo di confronto anche la sicurezza relativa ai cantieri TAV e alle manifestazioni correlate, e la richiesta rinnovata a Roma di far tornare l'esercito in strada dell'operazione Strade Sicure in vista degli appuntamenti di cui Vicenza sarà teatro nel 2024. Io ho voluto coinvolgere il mio ministero perché, come sapete, fino a qualche anno addietro era presente il contingente militare di Strade Sicure, ma proprio perché il 2024 sarà un anno che è ricco di avvenimenti che riguarderanno il nostro territorio, sia cittadino che nella provincia, ma in modo particolare, ecco, ho voluto evidenziare che nel 2024 avremo l'adunanza degli Alpini, nel 2024 la città di Vicenza sarà interessata dai cantieri della TAV, il 2024 sarà un anno intenso anche con le attività del PNRR. Ladri scatenati in città, e arrivano i consigli della questura per i cittadini per prevenire i furti. Serie di furti nelle abitazioni in città, colpi in aumento che solitamente si registrano nel periodo immediatamente precedente alle festività. Pertanto il vademecum della questura di Vicenza con i consigli per tutelarsi e prevenire visite sgradite. Dotarsi di difese passive valide, quindi sistemi di videosorveglianza, strutture fisse, diciamo, che tutelino meglio la proprietà, e massima attenzione e vigilanza. Tra i suggerimenti quello di non tenere in casa grosse somme di denaro, gioielli, oggetti di valore, di lasciare qualche luce accesa quando non si è a casa, di non lasciare mai le chiavi sotto lo zerbino e di evitare di parlare dei programmi di viaggio sui social, poiché queste informazioni possono arrivare indirettamente a persone poco raccomandabili. Diciamo che la cronaca in tempo reale di quelle che sono le nostre abitudini quotidiane non giova alle persone che pubblicano dati comunque sensibili della loro persona. Quindi raccontare su Facebook piuttosto che su Instagram che si va in vacanza e per una settimana o 10 giorni si lascia incustodita l'abitazione è un errore che non dovrebbe commettersi. L'invito è anche quello a non lasciare messaggi o riferimenti che facciano chiaramente capire che non si è a casa, e sensibilizzare anche i vicini affinché ci sia reciproca attenzione a rumori sospetti sul pianerottolo o nell'appartamento. L'accumulo di posta nella cassetta è un segnale che certifica e conferma la nostra assenza. Quindi magari facendo rete con i propri vicini e scambiandosi favori sul controllo anche di questi aspetti, il cittadino è più tutelato. Ma l'invito della questura resta sempre uno: in caso di bisogno, non esitare a contattare il 113. Reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza ha denunciato 48 persone che nel Vicentino percepivano illecitamente il contributo.
Lo scandalo dei 450.000 euro di redditi di cittadinanza indebitamente percepiti nel 2023. Sono le fiamme gialle a svelare l'illecito e a denunciare 48 persone nel Vicentino. Circa l'80% delle posizioni esaminate sarebbe risultato irregolare. A questo si sommano i controlli degli ultimi mesi che hanno portato la Guardia di Finanza ad accertare e a bloccare contributi indebitamente richiesti e non ancora riscossi per altri 130.000 euro. La presenza ispettiva si è concentrata nel segmento dei controlli relativi alle domande di accesso al reddito di cittadinanza. Questo sia ai fini del blocco dell'erogazione delle somme, sia ai fini del recupero di quanto indebitamente percepito. Per molti cittadini stranieri l'illegittima fruizione del reddito di cittadinanza è dovuta alla mancanza del requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui 2 in maniera continuativa. In altri casi invece sono stati scoperti richiedenti o percettori che non avrebbero avuto diritto al contributo perché in stato di detenzione, particolare omesso al momento della richiesta. In particolare una donna che vive a Schio è risultata essere sottoposta in tempi diversi a custodia cautelare in carcere e poi agli arresti domiciliari. Sempre a Schio, un uomo con dei precedenti avrebbe sottoscritto la domanda di accesso al sostegno quando era destinatario di un obbligo di firma davanti alla polizia giudiziaria. Lo stesso uomo, percettore del reddito di cittadinanza, è risultato essere condannato in via definitiva per diversi reati quali ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale ed associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. È stata altresì iniziata la direzione provinciale dell'INPS sia per avviare le procedure di revoca o decadenza del beneficio, sia per il recupero delle somme indebitamente percepite. Con la cronaca rimaniamo in città. Sentite cosa è successo all'ufficio postale di Viale Roma. Uno straniero entra nell'ufficio postale di Viale Roma a Vicenza e lamenta di avere problemi di ricezione con il proprio smartphone gestito da Poste Mobile. Per questo pretende che gli addetti dell'ufficio postale glielo sistemino. La risposta è che no, non è possibile, bisogna rivolgersi a un centro di telefonia specializzato, ma l'uomo non sente ragioni e insiste, alza la voce e a quel punto viene allertata la polizia. Gli agenti delle volanti arrivano sul posto, gli chiedono i suoi documenti, per tutta risposta ricevono un permesso di soggiorno scaduto, ma il tema per lui è sempre lo stesso, torna a chiedere che gli venga riparato il telefono, poi spinge gli agenti per aprirsi un varco e fugge sulla strada. I poliziotti lo inseguono fino a Corso Santi Felice Fortunato, dove l'uomo braccato spinge ancora gli agenti per divincolarsi. Portato in questura per l'identificazione, emerge che è un 29enne del Gambia, con svariati precedenti per droga e per reati contro il patrimonio. Al termine delle verifiche è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il permesso di soggiorno è in corso di rinnovo, ma vive in un altro comune. Il questore ha così firmato un foglio di via da Vicenza con divieto di tornarci per 3 anni. Con la cronaca ci spostiamo a 2 ville, 2 arresti. Scoperto dalla squadra mobile di Vicenza, grazie ad alcune segnalazioni dei cittadini, un traffico di cocaina messo in opera da 2 soggetti di 66 e 45 anni. Gli agenti li hanno fermati nel lato dello scambio di 2 plichi, uno contenente oltre 100 grammi di cocaina, l'altro la somma di 4.300 euro a titolo di pagamento. Vistisi scoperti dagli agenti, nonostante il tentativo di liberarsi delle buste nascondendole nel vano ruota del bagagliaio, sono stati arrestati per spaccio. Torniamo a Vicenza, scontro frontale tra 2 auto in via Aldo Moro. Incidente frontale sul cavalcavia di via Aldo Moro stamattina intorno alle 6.40, uno scontro tra 2 auto che ha portato ad un bilancio di 2 feriti. Intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i 2 automobilisti sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferiti in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro al fine di ricostruirne la dinamica. Ma in nottata, attorno all'1.30, i vigili del fuoco sono intervenuti per un altro incidente in Viale Dalviano, in città, all'altezza di Porta Santa Croce, dove un'auto, secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, dopo aver urtato un palo, è finita contro un altro veicolo, entrambi illesi i conducenti. Torniamo ora sul femminicidio di Giulia Cecchettin. Il consigliere comunale di Vicenza, Jacopo Maltauro, presenta una mozione.
femminicidio di Giulia Cecchettin, che ha scosso la coscienza collettiva, per cui arriva una proposta dal capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Vicenza, dare vita ad un albo di giovani volontari per il contrasto della violenza sulle donne, affinché il coinvolgimento emotivo di questi giorni si trasformi in impegno concreto. Dopo l'omicidio brutale di Giulia Cecchettin c'è stato un coinvolgimento emotivo importante da parte del mondo giovanile, soprattutto nel nostro territorio, considerata la vicinanza anagrafica e geografica a Giulia. Un coinvolgimento che si è visto nelle piazze, nei social, nella rete. E secondo me, come istituzione, è importante che questo tipo di partecipazione sociale emotiva passi anche e si trasformi in un impegno sociale concreto, in un impegno attivo, di cittadinanza attiva, su un tema che deve presto cambiare sia nelle statistiche sia nelle percezioni del nostro territorio. Un modo amministrativo di continuare a far rumore il senso dell'iniziativa per recepire l'input lanciato dalla famiglia Cecchettin con l'obiettivo di non rendere vana la morte di Giulia affinché fatti del genere non si ripetano. È per questo motivo che come consigliere comunale, come capogruppo della Lega, ho presentato una mozione aperta affinché si vada a creare un albo dedicato a tutti quei giovani che vogliono portare il loro contributo. Una mozione che vuole stare distante da un approccio ideologico e che vuole avere un approccio concreto per far sì che la violenza sulle donne diminuisca e che in questo tipo di processo virtuoso si inseriscono anche i nostri giovani. In primo piano la cronaca giudiziaria, parliamo del crack della Banca Popolare di Vicenza. Il processo è approdato oggi davanti alla quinta sezione della Corte di Cassazione, chiamata a decidere ricorsi degli imputati della Procura Generale. Tra i difensori della parte civile anche l'avvocato Emanuele Compagno, che da Roma ci spiega le ultime novità. Oggi in Cassazione il processo contro i vertici di Banca Popolare di Vicenza. Le parti civili si sono accreditate a decine e subito dopo ha preso la parola il relatore, che ha riassunto i motivi di ricorso. Poi ha preso la parola il procuratore generale, che di fatto ha concluso per il rigetto dei ricorsi degli imputati e di Banca Popolare di Vicenza, ma per la Cassazione con rinvio per quanto riguarda ad esempio Pellegrini, perché non era stata rifatta l'istruttoria, oppure per quanto concerne la confisca in base all'articolo 641, perché non era stata riconosciuta in sede d'appello, dove era stata appunto esclusa. Ha concluso poi anche per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso invece di Giustini e per la prescrizione di alcuni reati, in particolare del reato di aggiotaggio ai sensi del 2637 per quanto riguarda alcuni imputati, tra cui anche Zonin. Poi hanno preso la parola le parti civili, che hanno concluso, e successivamente gli imputati, che hanno espresso i motivi dei loro ricorsi. Apriamo ora la pagina della cultura. Grande successo di pubblico per la mostra La Proporzione Aurea. La Proporzione Aurea, la formula della bellezza. La formula di una mostra di successo che ha saputo richiamare e incantare più di 20.000 persone in più di 180 eventi. Dal 1 ottobre al 10 dicembre la Basilica Palladiana, Piazza dei Signori, Palazzo Cordellina si sono trasformati in agora culturali, in spazi di incontro e relazioni. Un viaggio immersivo tra emozioni, armonia e conoscenza con cui i progetti di relazionesimo hanno preso vita, offrendo una prospettiva innovativa sul rapporto tra arte, scienza, economia e società e tra intuizioni antiche ed elaborazioni contemporanee. La mostra La Proporzione Aurea si è chiusa, ma lascia un solco profondo, ancora da seguire, una formula da ripercorrere, a cominciare dalla mostra che verrà inaugurata in Basilica Palladiana dal Comune di Vicenza e di cui relazionesimo è partner. Caravaggio, Van Dyck, Sassolino, tre capolavori a Vicenza. Un viaggio che continuerà il 25 gennaio con il fisico del CERN Guido Tonelli, che esplorerà l'affascinante tema del tempo tra fisica ed arte. È il 1 febbraio con i professori Gaetano Tiene e Rolando Bellini, che affronteranno il rapporto tra arte e scienza in Leonardo e Caravaggio. Un viaggio alla ricerca della formula della bellezza che continua tra passato, presente e futuro. Ormai lo sapete, ve li facciamo vedere ogni sera, è tornata l'attesissima rubrica dei presepi più belli. Mandateci un video orizzontale, una foto del vostro presepe e noi la manderemo in onda nel nostro telegiornale. E ora guardiamo insieme il presepe di Ines da Longare.
E questa sera torna la grande attualità vista dal Veneto, ma soprattutto dai Veneti con Focus. Ospite il nostro direttore Luigi Baccialli. Questa sera Monica Coin, Fabio Crea, Alberto De Franceschi, Alberto Ferri, Giovanni Battista Mestriner, Maurizio Paccagnella e Laura Puppato. Da Vicenza è davvero tutto. Vi lasciamo ora le previsioni del meteo. Grazie per averci seguito. Una buona serata a tutti voi.